due disegni, in particolare il ritratto di Sira, l'unica figlia dell'artista d'amato. Nonostante la convergenza tematica, questa sezione sottolinea quella eterogeneità tecnica di cui sopra, in funzione della quale l'uomo d'amato era in grado di spaziare. In tempi coevi, tra le tecniche artistiche più varie, sia la testina di Pier Francesco sia il ritratto di Sira, infatti risalgono entrambi al 1963, dimostrando che l'uomo d'amato non ha vissuto i cosiddetti periodi di ogni artista, ma tendeva ad esprimersi con numerose tecniche in base alle proprie necessità. Sulla parete frontale all'ingresso abbiamo pensato di esporre due opere estremamente importanti: La Valle, datata 1949, presentata alla 25ª edizione della Biennale di Venezia del 1950, e Figure in Movimento, datata 1951, è presentata alla sesta edizione della Biennale di Roma. Entrambe le opere, due litografie, rappresentano un fondamentale momento di affermazione per l'artista d'amato, poiché la partecipazione a due rassegne così importanti per il panorama artistico italiano ha rappresentato l'ufficiale consacrazione artistica del nostro, facendolo entrare in diritto tra le figure di rilievo della storia dell'arte nazionale. Sulla parete accanto trovate due esempi della sezione sbalzo: un tondo con figure realizzate sul ferro con la tecnica del gestello ed un pannello in zinco realizzato probabilmente con spatola. Anche in questo caso è evidente quanto l'uomo d'amato amasse sperimentare non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal supporto, pur dedicandosi alla metodologia dello sbalzo. Infatti egli utilizzava mezzi e supporti differenti, con risultati altrettanto eterogenei dal punto di vista del risultato finale. Con il cesello, infatti, l'oggetto ritratto assume una forma netta, dai contorni ben definiti ed un rilievo, mentre con l'utilizzo della spatola l'immagine appare meno prominente e più delicata, soprattutto nella definizione del contorno. La vostra destra, poi la sezione che personalmente ho amato di più, il percorso creativo che dal bozzetto all'opera finale e che dall'idea di quanto lavoro ci fosse dietro ogni singolo progetto di Lullo d'Amato. Il barocco è un elemento preponderante nelle sue opere, appare qui assoluto protagonista, sia che si tratti di collage, di rosoni e capitelli come nella prima opera, sia che si tratti di una nella Basilica di Santa Croce, che raddoppia il rosone ed appare obliqua come nella seconda opera a sinistra. È interessante notare come Nullo d'Amato partisse da una fotografia. Purtroppo le immagini originali create alle opere in mostra non sono state recuperate, per scomporla in numerosi elementi architettonici, poi ricomposti in immagini di fantasia, in grado però di suggestionare notevolmente allo spettatore, grazie al trionfo del decorativismo e della bellezza tecnica. Le due opere successive rappresentano composizione barocca non con santi su colonne e capitelli. Il tutto è estremamente sintetico e quasi metafisico, con un dinamismo costante tipico delle opere di D'Amato, e l'interno della Basilica di Santa Croce con il colonnato laterale innalzato e in alto, al centro del quale c'è probabilmente un'iconografia, un piano ortogonale della stessa basilica. Il colonnato e l'iconografia sull'ultima parete a destra. Abbiamo inserito la sezione dedicata alla ceramica. Le prime due opere rappresentano due esempi di pannelli ceramici, supporto che Nullo d'Amato iniziò a utilizzare negli anni 60. Abbiamo aggiunto
portare due esempi. Il primo che rievoca la chiesa di San Matteo con cromatismi accesi e vibranti. Uno dei segni distintivi di D'Amato. Il secondo, dai colori più tenui e delicati, rappresenta invece la chiesa del Rosario. Entrambi sono indicativi della malleabilità tecnico-stilistica di Nullo, in grado di modificare anche la gamma cromatica in base alla propria esigenza e al proprio mood del momento. Accanto ai due pannelli giorali c'è una figura femminile realizzata in una foto dipinta a bronzo, degna rappresentante di una serie di giorali realizzata da Amato, quasi come il leader del Seicento. E l'indetta contrapposizione con le opere successive, che concludono la mostra, ovvero un portombretto in terracotta ingombiata con figure zoomorfe, un vaso in ceramica con decorazioni astratto geometriche ed un piatto con figure zoomorfe, un vaso in ceramica con decorazioni astratto geometriche, vabbè, terracotta grezza, dipinta con figure in rilievo. A differenza delle figure femminili, gli ultimi tre oggetti sono caratteristici della passione di D'Amato per il design e l'oggettistica, ovvero oggetti d'arte in grado di essere utilizzati. Sono numerosissimi infatti i piatti, portombrelli e vasi realizzati da D'Amato, ma non solo, anche oggetti d'arredo che ricordano elementi legati alla cucina, come un sottopentola in terracotta a forma di tappa di birra ed altre tipologie di utensili, come lo splendido stampo per il pesce di pasta di mandorla, realizzato un cesso con un panorama guizzante fortemente rivoluzionaria. Entrambe le opere saranno presentate nella mostra antologica del 2014. Ed eccoci arrivati alla fine. Cari studenti, grazie della vista e continuate ad ascoltare la voce della